Nadia Toffa ha lasciato il fidanzato. La coraggiosa iena, che da tempo sta lottando contro il cancro, ha scritto un post sul suo profilo ufficiale Twitter che ha lasciato senza parole i milioni di follower che la seguono ogni giorno. Nadia aveva già parlato di un compagno, senza rivelarne mai l'identità. Nelle foto che condivide con i suoi affezionati fan l'uomo non è mai comparso, a differenza di amici e familiari che le sono sempre stati vicini. La Toffa ha dato la sua spiegazione in un lungo e commosso post. Pubblicità e finita la storia tra Nadia Toffa e il suo compagno, l'annuncio su Twitter è passato molto tempo da quel pomeriggio in cui Nadia Toffa accusò il malore che ha segnato il suo difficile e lungo percorso di vita. Dopo essere stata male in un hotel dove stava soggiornando in attesa di un servizio delle Iene, la Toffa fu ricoverata d'urgenza in ospedale. Dopo giorni di apprensione, la stessa conduttrice spiegò ai suoi fan cosa le stava succedendo. L'arrivo inaspettato e terribile di un tumore certo non era previsto. Eppure, con una forza non comune, la conduttrice non si è mai nascosta, aggiornando i milioni di follower sui suoi profili social riguardo le condizioni di salute e le faticose chemioterapie. Nonostante il dolore e i pesanti effetti collaterali, Nadia Toffa è tornata alla conduzione delle Iene, accolta e sostenuta dal suo affezionato pubblico. Non ha fatto mistero di nulla, tenendo a sottolineare come la malattia non debba essere vista come un tabù. Non sono mancate le critiche, soprattutto da parte di coloro che hanno creduto che la Toffa usasse la sua malattia per lucrare. Pubblicità. Ricordiamo infatti che Nadia ha scritto un libro dove si racconta a tutto tondo, fatto che non è stato preso benissimo da diversi detrattori. La sua risposta però, è sempre stata un ironico sorriso. Hai fatto troppo bene, vai avanti con chi ti ama davvero, Angela Prof. Chiocciola Angela Prof. di 23 aprile 2019. Il post di Nadia Toffa su Twitter, torno a ballare da sola. Nella giornata di oggi, Nadia ha annunciato su Twitter la fine della sua storia d'amore. La conduttrice ha spiegato i motivi che l'hanno portata a questa difficile decisione. Pare che il compagno non l'abbia sostenuta e non l'abbia accompagnata ad alcun controllo o terapia. E così scrive, l'ho lasciato, torno a ballare da sola. Non si è ricordato di un controllo o di una chemioterapia. Successivamente, si è rivolta ai suoi fan chiedendo un loro parere. I commenti, ovviamente, non sono tardati ad arrivare e sono stati tutti a suo favore. In migliaia hanno appoggiato la scelta di Nadia Toffa, invitandola a passare il tempo e a condividere la sua vita con chi davvero lo merita. Pubblicità. Nadia ha accompagnato il post ad una foto nella quale sorride, segno, ancora una volta, della sua grande forza. Let's block ads, why?